Grazie, mi piaceva concludere facendovi vedere qualcosa di concreto. Abbiamo parlato di aria fritta per un'ora e mezza. Allora ho portato due fotografie, così vedete anche le cose fatte, che le facciamo davvero. Ci sono due bravi ingegneri giovani là in fondo, Stefano e Jonathan, che hanno lavorato su questo, proprio sul tetto e sulla centrale termica, l'hanno fatto loro, e quindi faceva piacere anche mostrarvi che c'è qualcuno che lo fa e lo mettiamo in funzione. Attualmente qua non lo vedete perché è integrato nel tetto, c'è un impianto fotovoltaico da 9 kW. Abbiamo trasformato questa cascina grazie alla proprietà che credeva, è una proprietà che vede lungo, che credeva nell'equità energetica, è la prima nostra sistema di autoconsumo collettivo. Sono 7 appartamenti, di cui un pod intestato al nonno centenario, che purtroppo nella fase di costruzione è morto, quindi abbiamo dovuto intestarlo poi alla moglie, che è ultra novantenne. Il piatto fotovoltaico, la centrale termica con la pompa di calore, quindi facciamo un accumulo anche termico, non solo elettrochimico. I 7 appartamenti sono interconnessi tra ognuno col suo pod, quindi col suo contatore, come diceva Sara. Quindi abbiamo 7 contatori, sotto un contatore c'è anche l'impianto fotovoltaico, la centrale termica, quindi la centrale termica fa un autoconsumo diretto sullo stesso pod, e tutti gli altri invece, tramite aderendo all'autoconsumo collettivo, traggono il beneficio dell'incentivo pagato dal GSE, perché aderiscono all'autoconsumo collettivo. La differenza tra autoconsumo e comunità: l'autoconsumo è molto più piccolo, deve essere nello stesso edificio, nello stesso complesso, non può essere fatto in diverse zone, quindi solitamente è il condominio. È più facile perché non basta essere condominio, bisogna creare una PS ulteriore, quindi è più semplice. In questo caso poi è particolare perché sono quasi tutti parenti, perché è una vecchia cascina a Varese, e quindi sono tutti cugini, fratelli, insomma, mamma, papà, eccetera, quindi è più facile andare da... In questo caso è stato facile andare d'accordo. Ecco, va bene, è solo per dire che se le cose si stanno facendo, si possono fare. Se avete domande siamo a disposizione. C'è qualcosa da dire? Volevo un attimo concludere citando quello appunto che è stato detto da Francesco e Sara. Questo è un esempio di spinta dal basso, in quanto la proprietaria di questa cascina, una ricercatrice del CERN, si è trovata di fronte a noi che le abbiamo proposto questa normativa, che al giorno che gliel'abbiamo proposto era appena uscita, non era ancora diventata operativa, era stata diventata operativa dopo alcuni mesi, e ha avuto la lungimiranza di dire ok, facciamolo, e ha applicato tutta questa normativa su diverse tecnologie. Adesso non andando troppo ad approfondire sulla parte tecnica, però ha installato anche una pompa di calore che va a servire 2 appartamenti con riscaldamento radiante pavimento, e ha tolto completamente il gas da questi 2 appartamenti. Quindi non solo c'è stata la spinta dal basso, ma anche la lungimiranza di investire in tecnologie che al momento sono ormai tecnologie concrete, abbordabili dal punto di vista economico e dal punto di vista tecnico, delle ottime tecnologie e molto concorrenziali, e si è resa di per sé indipendente da quello che diceva Sara Caputo, le fluttuazioni del mercato delle fossili, perché in questo momento 2 appartamenti su 7 sono completamente 100% rinnovabili e 0% fonti fossili, sia dal punto di vista termico che dal punto di vista elettrico. E questo si lega a quanto detto precedentemente sul PNIEC, cioè su quelle percentuali di energia termica, energia elettrica da fonti rinnovabili che noi dobbiamo raggiungere da qui al 2030.
quindi lungimiranza e spinta dal basso. Non abbiate paura a proporvi, perché qui al tavolo avete, diciamo, delle persone che ascoltano e propongono quelli che sono interventi non solo tecnici ma anche sociali, per andare a sopperire a quel gap che ci manca per raggiungere gli obiettivi del 2030. Grazie a tutti per l'attenzione che ci avete dato in questa ora, per non esservi addormentati. Adesso rispondiamo a tutte le domande, speriamo numerose, che avete sull'argomento. Grazie ancora.